Ciao a tutti e bentornati al corso Linguaggi di programmazione Swift. In questa lezione concludiamo l'argomento singleton. Quindi abbiamo visto nella prima lezione come creare una variabile di tipo singleton, quindi abbiamo detto che era una variabile comune a tutte le stanze create della classe. Abbiamo visto nella seconda lezione come creare un metodo di tipo singleton, quindi comune a tutte le istanze della classe create, e poi abbiamo visto come effettuare anche un override tramite la parola chiave classe non static di un metodo di una classe padre. E in quest'ultima lezione vi farò vedere come creare un'intera classe di tipo singleton. Ora, nell'esempio del playground può sembrare limitato, ma se guardate in futuro a un'applicazione dove diciamo le classi sono comuni, potete già intravedere le potenzialità di una classe singleton. Facciamo un esempio molto pratico: dovete creare una classe che gestisce, ad esempio, il caricamento, il salvataggio, la modifica dei dati, magari di un utente. Quindi la migliore soluzione è quella di creare una classe singleton, quindi accedibile da chiunque e ovunque all'interno dell'applicazione, senza dover creare istanze delle classi dell'utente o marchingegni simili. Ma vediamo subito l'esempio. Una cosa che vi vorrei far notare, che non ho detto nelle scorse lezioni apposta, è che, come abbiamo visto, una classe normale bisogna assegnare a una variabile, vedete come in questo caso abbiamo assegnato una variabile, un'istanza della classe e abbiamo passato gli argomenti richiesti dalla classe. Quindi questa utente A è un'istanza della classe utente, la variabile B è un'istanza della classe sempre utente. Mentre quando abbiamo richiamato le variabili e i metodi singleton, abbiamo visto che non abbiamo dovuto creare un'istanza, diciamo, vediamo questo esempio, non abbiamo dovuto creare, ad esempio, un'istanza utente 4 e assegnargli il print number, perché essendo questo metodo comune a tutte le istanze, abbiamo semplicemente richiamato il nome della classe e il metodo di tipo singleton, vedete? Quindi questo qui è un richiamo generale che può fare chiunque. Non abbiamo dovuto creare un'istanza della classe utente 3. Questo è un concetto molto importante, l'ho lasciato per ultimo. Proprio per questo mi allaccio appunto alla creazione di un'intera classe accedibile tramite il proprio richiamo. Ma vediamo come sempre un esempio che rende il concetto più facile da capire. Quindi, se noi per esempio creiamo una classe, la chiameremo gestione, sempre con l'iniziale maiuscola, il nome delle classi, gestione, ricordo non è obbligatorio, ma è un codice di programmazione che viene utilizzato da tutti i programmatori, specialmente se volete diventare programmatori professionisti, per distinguere a colpo d'occhio se si tratta di una classe o di una variabile. Quindi gestione, abbiamo parlato all'inizio del corso, quindi gestione per esempio dati, quindi è una classe, e in questa classe vi permetterà di, quando richiamata, di salvare per esempio i dati di un utente, scusate, ho messo, questi non servono, dati, quindi vi permetterà di caricare, salvare o modificare per esempio i dati di un utente. Ora facciamo molto semplice. Quindi, per esempio, noi adesso potremmo creare la funzione carica, o meglio il metodo carica, dove poi all'interno ci saranno le varie operazioni che dovrà effettuare. In questo caso metteremo un semplice print, quindi carica. Poi potranno esserci
vari controlli e varie proprietà, quindi esempio carica, modifica, print modifica, e per esempio cancella, la chiameremo cancella. Ora, questa è una semplice classe. Se noi per esempio vogliamo utilizzare, ovviamente qui possiamo anche mettere parametri d'ingresso, questa mo l'abbiamo fatta molto semplice. Quindi per esempio in quello di modifica potremmo mettere come parametro d'ingresso l'ID dell'utente per poi recuperarlo magari dal database e modificarlo. Quindi lasciamolo così semplice perché non ci serve capire il concetto. Quindi se adesso noi vogliamo richiamare per esempio il metodo carica o il metodo modifica, come ci pare, vedete, se adesso io faccio gestione, richiamo la classe stessa, punto cancella, vedete, mi dà di tipo void, vedi, però se io provo a richiamarla, vedete, mi dà un errore. Istanza carica non può essere usata gestione dati. Quindi io per utilizzarla dovrei creare una, come una classe ovviamente normale, quindi per esempio A uguale a gestione dati, quindi gli assegno la classe, e poi tramite istanza A uguale. Perché già lo sto utilizzando sopra, ad esempio sopra abbiamo utilizzato, vedete, eccolo qui, la variabile A, quindi scusate, possiamo mettere la variabile www e poi tramite la variabile www, vedete, posso accedere ai vari metodi. Quindi abbiamo fatto un'operazione su una singola istanza. Se noi vogliamo rendere questa cosa comune, quindi rendere di tipo, come si dice, di tipo classe di tipo singleton, guardate, noi basta che creiamo una costante che di solito viene chiamata shared, quindi condiviso, che è uguale al nome gestione dati della classe stessa, vedete, è un'istanza all'interno della stessa classe, preceduta dalla parola chiave static. Quindi abbiamo creato una costante che è il richiamo di tipo static, quindi di singleton, della classe stessa, di un'istanza del richiamo della classe, vedete? A questo punto, se io faccio, guardate, adesso richiamo la classe come prima direttamente, se io, ecco il punto, ecco qua che mi appaiono i metodi, ma se io provo a richiamare i singoli metodi, vedete, mi viene notificato sempre questo errore. Per accedere a tutti i metodi della classe di tipo singleton, dobbiamo utilizzare, apposta viene chiamata shared, quindi condivisa, la variabile creata static che contiene la classe stessa, vedete, l'istanza della classe stessa. Quindi io a questo punto posso richiamare gestione dati shared e a questo punto posso accedere, vedete, ai miei metodi. Quindi posso fare il carica, posso fare e modifica e ovviamente gestione dati shared il cancella. Se adesso noi lanciamo l'emulatore, vedete che mi stampa carica, modifica e cancella. Quindi non ho creato nessuna istanza. Ho richiamato direttamente la classe tramite la variabile statica, che è un'istanza della classe stessa, e accedo ai vari metodi. Quindi in un futuro, quando vedremo il corso iOS o dovete creare, tipo come questo esempio, una classe per gestire i dati, potete creare appunto una classe singleton in modo da renderla comune a tutte le parti dell'applicazione e quando vi serve la richiamate, semplicemente il nome della classe che avete dato,
la variabile di tipo static e il metodo che vi interessa. Ovviamente, ripeto, qui l'ha fatta semplice, però qui potremmo mettere il nome, l'id, codice univoco, quindi richiamandolo, possiamo mettere qui il codice univoco e in automatico poi il sistema all'interno del metodo recupererà l'utente, vedrà se esiste e alla fine lo modificherà o lo cancellerà a secondo poi della funzione che viene assegnata al metodo. Bene, per questo argomento e questa lezione è tutto. Vi ricordo che per domande e chiarimenti potete visitare il sito swiftus.it o commentare questo video. Inoltre, vi invito, se la lezione vi è piaciuta e vi è stata utile, di lasciare un mi piace qui sotto. Grazie e buona programmazione a tutti.